Allora, prima di cominciare, vi volevo invece ricordare una cosuccia, ovvero che fino al primo ottobre, signori, c'è una nuova super possibilità con NordVPN. Quindi, oltre all'abbonamento standard con uh, i vari sconti che, eh, grazie al nostro codice, potete avere, fino al primo ottobre, ogni nuovo utente che acquisterà qualsiasi piano biennale, quindi di due anni, di NordVPN dall'Italia riceverà un buono regalo Amazon di valore progressivamente più alto in base al piano acquistato quindi 10 20 30 euro in base al piano che andrete ad acquistare il buono, arriva tra i 31 e i 40 giorni. L'importante ovviamente è non chiedere il rimborso, altrimenti il buono non viene mandato. Andate sul link qui sotto, che trovate anche nella chat, ma che trovate anche in descrizione su tutti i video YouTube per approfondire la cosa. Quindi, se pensate di volervi abbonare a NordVPN fino al primo ottobre, c'è anche questo ulteriore vantaggio. Eh, con Questi buoni Amazon, approfittatene. Vedo che è arrivato il nostro ospite, quindi lo facciamo entrare. Benvenuto e bentornato a Roberto Giachetti di Italia Viva. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno, onorevole, bentornato. Sì, se risparmiamo l'onorevole mi fa più piacere. Perfetto, meno male che qualcuno lo dice, insomma, no. <ride> non ci tengo particolarmente. È un termine insomma, che andrebbe guadagnato di sì, più. No, eh. no, nel senso che non che non mi piace il mio lavoro, eh, è, è il termine onorevole che non mi appassiona. Ecco. Sì. Insomma, vabbè, non, 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 non apriamo questo dettaglio. Ecco, poi sì, sì. se no divento insomma, cattivo, ma, ma non nei suoi confronti. Eh, poi no, eh, vabbè, dovrei uguale, generalizzare. No. allora Oggi insomma, con lei parliamo come sempre specialmente di giustizia, poi magari qualcosina anche sul lavoro e eh, a livello politico. Io avrei solo insomma, una, una domanda da farle: in realtà, se me la concede un minuto per, eh, per, per dirmi la, la sua su, sull'addio di, di Elena Bonetti, che comunque era, è stato un volto importante di eh, Italia Viva. Ecco. Sì, no, è stato un voto importante, diciamo, questo è utile ricordarlo nel momento in cui Elena decide di andarsene, eh, perché eh, una persona, nella fattispecie Matteo Renzi, eh, improvvisamente decide, decise di chiedere a una autorevolissima professoressa di, eh, di matematica, mi pare, dell'Università di Vantova se non erro, di Milano, adesso non so bene di quale, di fare il ministro. Questo accadde perché. Eh, io partecipai alle primarie del Partito Democratico con contro Zingaretti e Martina non so se lei si ricorda un sì sì mi ricordo, non storico, mi ricordo. Non, non storico ma grazie a quello presi il 12% eh, quando si decise di entrare al governo come spesso, anzi come sempre accade dentro almeno il Partito Democratico ovviamente la quota del, della partecipazione al governo del partito veniva stabilita sulla base del peso che eh, si aveva dentro il partito e io ho preso il 12% e in quanto eh, anche i ragazzi la... che ci seguono si ricordano no? di Martina in particolare qualcuno dice il personaggio con meno carisma mai visto, <ride> non l'ho <ride> detto io vabbè questo adesso diciamo si sì, capisco ma e però insomma io grazie a quel 12% noi eh, avemmo due ministri eh, un viceministro e due sottosegretari eh, da inserire al governo e mi chiese giustamente, ovviamente, Renzi. Mi chiese se io avessi, lo volessi fare. Io gli ho detto: no, assolutamente. Cerchiamo di eh, promuovere anche gente nuova. Io non faccio politica da tanto tempo. E si decise che Elena Bonetti, insieme a Teresa Bellanova, qualcuno lo ricorderà, Iva Scalfarotto e Anna Scani, certo. che poi è rimasta nel Partito Democratico come vice ministro, fosse la compagine. Così nasce la eh, diciamo esperienza politica di Elena Bonetti, che poi grazie a questo cresce attraverso il lavoro che lei ha fatto. Eh, come ministro anche grazie alle decisioni che sull'assegno unico, sul family act e via dicendo furono decise in un luogo dove di politica se ne fa parecchia che è la Leopolda, insomma il percorso politico che porta a una grande crescita e esposizione di Elena Bonetti è tutto legato diciamo a questa partenza e a queste decisioni, compresa quella quando si dovette scegliere qual era il ministro da Mettere ah beh, allora però, se è stata politica, scelta o comunque lanciata la virgoletta, assolutamente era il governo Draghi, no, il governo Draghi eh, diciamo fu scelta la Bonetti invece che la Bella Nova. E mh, non l'ho scelta io. Quindi, le ragioni per cui fu scelta, eh, bisogna che le chieda a Renzi se un giorno parteciperà alla trasmissione. Lo dicevo semplicemente per segnalare che in politica, diciamo io non credo per carità alla gratitudine, manco eh, umanamente, figuriamoci se lo credo in politica, però, diciamo non è che stiamo parlando di. Adenauer che ehm, arriva nell'Italia viva e improvvisamente per un dissesso se ne va. Stiamo parlando di una persona che ha fatto un percorso e che alla fine di questo percorso, grazie al quale è cresciuta molto anche politicamente, decide di andarsene perché improvvisamente scopre che Renzi il progetto politico di Renzi non va più bene. E ne sono successe tante, non sono le prime persone che vanno via d'Italia viva, non sono le prime persone che entrano in Italia viva. Pensi al presidente del gruppo al Senato Borghi. La cosa che fa un po' specie è che è una persona che sicuramente è quella che più tra virgolette politicamente ha guadagnato dalla sua esperienza in Italia. No, per questo, insomma, che... lascia, insomma, è un Ma guardi, era una cosa che era una un cosa che ballava, insomma, tempo, illustre eh. ecco. Sì, però non è, non è una cosa, è una cosa che ballava da tempo, diciamo, è arrivata adesso, ma era già un po' di tempo che eh, diciamo e girava da un po' la voce Elena. Sì, sì, Beh, comunque, che anche anche di Rosato c'è questa voce, poi non so se anche lui. Eh, eh, no, a, a meno risulta, però, ripeto: eh, in Italia Viva, eh, come d'altra parte, come ha visto anche di recente, anche in altri partiti, lo stesso eh, Calenda, diciamo che giustamente eh, adesso è trionfante per l'entrata in Italia Viva di Elena Bonetti. Soltanto qualche settimana fa, eh, mh, diciamo, gettava i suoi strali contro una deputata che era stata eletta con azione ed era entrata in Italia Viva. In politica, questo soprattutto negli ultimi tempi accade spesso. E però ripeto, a me non ha sorpreso perché è una cosa che stava andando avanti da tempo. Anche è d'accordo col con cambio casacca durante la legge? Ma guardi, non è che devo essere d'accordo io. Eh, questa è una, eh, al di là, diciamo, io non ho cambiato mai casacca. L'unica volta in cui l'ho cambiata è quando è stata fatta un'operazione politica passando dal Partito Democratico alla, a Italia Viva, che è una cosa diversa. Quasi cioè, se un passata... parlamentare. Adesso chiaramente non eh, guardi, lei sa prevede. che la Costituzione prevede che non ci sia un vincolo di mandato. Eh, io penso che quel eh, precetto costituzionale sia importante perché, comunque, eh, evidentemente chi fa una scelta in corso d'opera diversa poi si dovrà misurare con i cittadini se gli rinnovano il consenso o meno. Se ci fosse, eh, diciamo che se questa... ci fosse la possibilità di, di dare la preferenza, sì, ma con la legge Rosato non c'è questa possibilità. Lei è giovane. Eh, quindi, diciamo, lei non ricorda il periodo delle preferenze, ma le posso garantire che mh, i, i, quello che giustamente lei mette in evidenza come pregio delle preferenze, si scontra con tanti altri effetti negativi delle preferenze che ormai abbiamo dimenticato e che diciamo, facilmente ritorneranno se si decidesse di tornare alle preferenze. E, mh, io penso che la cosa importante è che agli elettori sia data la possibilità di scegliere. Il proprio quindi, candidato quindi questa legge non elettorale è che automaticamente non è che questo automaticamente avviene con le preferenze. Eh, io con, con, sono stato eletto a suo tempo in un collegio uninominale e la gente ha scelto il mio nome invece che un altro nome. Quindi, per esempio, il collegio uninominale consente di scegliere esattamente come le preferenze con storture minori rispetto alle preferenze. Ma ovviamente, questa è la mia opinione. Io rispetto il fatto che sicuramente noi in questo paese abbiamo avuto. Troppo spesso e per troppo tempo penso al porcellum delle leggi elettorali nelle quali il cittadino non poteva scegliere, votava un simbolo e si portava a casa quello che decidevano i partiti. Bene, andando un attimo sul tema della giustizia, io eh, sono curioso di sapere eh, insomma, cosa, cosa ne pensa in particolare, visto che siamo seguiti per la maggior parte da giovani. Uh, delle misure che questo governo sta adottando proprio per, uh, per contrastare, ha detto loro, insomma, le, le baby gang, questa, di, questi disagi improvvisamente che si sono, perché prima non c'erano dei giovani che sono tutti violenti, stupratori, eccetera. Guardi, questa è la contraddizione di un governo che... Eh, diciamo, nei, nei o meglio, di, di una maggioranza o di una parte di questa maggioranza che nei suoi cromosomi ha una impostazione securitaria e tutt'altro che garantista e che eh, vince una campagna elettorale portando come simbolo una persona come Nordio, che è certamente un liberale ed è certamente una persona che della civiltà giuridica ha fatto nella sua vita e per la sua vita un, un baluardo e che poi al momento in cui si va al governo si scontra appunto con un'impostazione del tutto securitaria. Eh, peraltro diciamo quello che fa più preoccupare è che ancora una volta si utilizza la giustizia non per cercare di come dire, affrontare e risolvere i problemi ma semplicemente per cercare di dare delle risposte sulla base dell'istinto magari sollecitando la parte più forcaiola che c'è in alcuni. È diventata regioni. una normalità adesso esatto. fare una, sì, sì. un decreto legge dopo un sì, caso ma, mediatico ma... importante. Questo però è, per me è particolarmente grave perché ovviamente tenga conto che ciascuno di noi che mette in discussione questa scelta viene additato all'opinione pubblica come colui che è in difesa delle baby gang, in difesa di questo squallore e via dicendo. E io ah, visto con essere... il DL Rave, con Cutro, esatto, lo ma, stiamo es vedendo. Esattamente, con, con devo, ogni dire cosa. Questo, devo dire questo a me accade adesso, non voglio eh, sfuggire dalla, e dalla risposta alla sua domanda, ma se parliamo di mafia, di antimafia, purtroppo accade sempre così quando qualcuno contesta, diciamo, un ordine stabilito per il quale si deve. Impostare una battaglia in un determinato modo, immediatamente viene additato come connivente eh, con la mafia piuttosto che con cospito, piuttosto che altre cose, però, le vorrei dire che la cosa che mi più mi colpisce e che più ritengo grave in tutta questa vicenda adesso, al di là della impunibilità ai 12 anni, il Daspo, le cose, che sono tutte cose che sappiamo perfettamente che peraltro sono annunci e vengono fatti. Poi quando i decreti saranno fatti, vedremo quanto saranno anacquati, anche perché da quello che ho capito, per fortuna. Chi poi dovrà firmare questi, controfirmare questi decreti ha ancora una sua influenza sul governo, quindi vedremo cosa accadrà. Quello che a me lascia stupefatto, e in qualche modo vale anche per quanto riguarda i femminicidi, è che si pensa che la risposta da dare al paese sia per l'appunto solo securitaria e non ci si prende la briga di dire al paese, alle famiglie, alle scuole, che noi abbiamo un problema culturale, formativo, dal quale. Muovono e si scatenano queste cose perché noi non possiamo pensare che dei bambini di 14, 15, 16 anni, per, per un fatto cromosomico, siano dei delinquenti senza eh, alcun tipo di, 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 di pudore, senza niente. Invece, è chiaro che sono il frutto di una società che con la pandemia lo sappiamo, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi, ha accentuato dei disagi che. In taluni territori abbandonati dallo Stato, abbandonati dai comuni, abbandonati dai servizi, inevitabilmente purtroppo producono determinati disagi sociali, che sono disagi sociali. Giustamente leggevo sui giornali... Ma ah, poi giorno, queste cose, io immagino, onore eh, Giacchetti, sì. che queste cose eh, esistessero anche prima, perché se io vado a vedere i dati delle, delle violenze sessuali, eccetera, almeno, ripeto, poi è ovvio che molti non denunciano purtroppo perché e poi entra in ballo anche il discorso della poca fiducia nelle istituzioni, nella giustizia, eccetera, eccetera, nella paura di denunciare. Però i dati, insomma, dicono che l'Italia non è messa male eh, rispetto, all'Unione Europea su, sulle violenze, insomma, non siamo i tra i peggiori, ecco. Eh... No, non siamo tra i peggiori, ma questo ovviamente non ci deve consolare perché no, per no, ci 70, mancherebbe. 70 donne... Che vengono, oppure anche semplicemente. però qui eh, i, media eh, no, i, i, i media ci marciano parecchio. No, ma i media ci marciano, è chiaro, diciamo che noi non sappiamo anche perché molto meno si denunciava 40 anni fa quello che accadeva dentro la casa e come venivano eh, violentate, maltrattate, vicendo le donne e se ne sapeva di meno perché denunciamo, se ne sapeva di meno perché non c'erano internet non c'erano i social, non la comunicazione era diversa e quindi è chiaro che si sapeva di meno ma per me il fatto fondamentale che sia una o siano 70 è che o noi cambiamo e quindi ci facciamo carico dal, dal punto di vista familiare e dal punto di vista scolastico, di iniziare a innestare una controcultura rispetto a quello che produce questa cultura, oppure noi non usciremo mai e pensare, dicevo, leggevo l'altro giorno su un giornale, giustamente non mi ricordo chi era il sociologo che lo diceva, ma voi pensate che un ragazzino di 14 anni che tira una coltellata o dà quattro sprangate a un altro ragazzino perché gli ha tolto la donna e dicendo... Si pone il problema se la pena è di 18 di anni, di 22 anni o di 26 anni, con le attenuanti se lo fa. Ma voi pensate che nella mente di una persona che fa cose del genere c'è preventivamente la riflessione su quale può essere la conseguenza? No. È chiaro che stiamo parlando, nella stragrande maggioranza dei casi, di problemi seri dal punto di vista ovviamente psichico e dal punto di vista diciamo ripeto della tenuta sociale sulle, sui quali queste cose che colpiscono a noi dell'aumento di pena che servono per dare la risposta e non influiscono minimamente ed è altro il lavoro che deve essere fatto. Cosa si potrebbe fare in tal senso? Il governo ha, ha inserito l'educazione sessuale o no solo sessuale, non sesso affettiva l'educazione sì, sessuale ma fino a novembre mi sembra un po' il, lo spot tipo Caivano ma no, ma sì, 500 non agenti cioè, mi sembra ridicola come cosa va bene tutto e non mi va di fare il benaltrista ci vorrebbe ben altro Io penso che ci vorrebbe no, provi a dare ecco, qualche idea concreta. no no ma glielo dico ci vorrebbe un piano Marshall dal punto di vista culturale e formativo che attraverso aiuti alle famiglie attraverso anche centri soprattutto nelle zone più disagiate di assistenza ai ragazzi che spesso e volentieri diciamo non è che sono sconosciuti a determinati fenomeni dei quali magari le famiglie sono vittime o si vergognano quindi è chiaro che in particolare nelle zone più disagiate più abbandonate vanno potenziati i servizi che va potenziato a livello scolastico un lavoro che non può essere l'ora con tutto il rispetto per l'ora di religione l'ora di religione che magari è l'ora nella quale eh, se ne vanno a, a prendere un panino e dicendo è un lavoro formativo che va fatto dentro le scuole e poi ovviamente c'è bisogno questo va accompagnato anche da una eh, come dire un, un lavoro dal punto di vista non voglio dire pubblicità a progresso ma da parte dello Stato diciamo di un intervento comunicativo eh, diverso da quello che viene fatto. Anche perché uno può mettere nelle scuole tutta l'educazione sesso affettiva certo. che vuole, ma se poi il ragazzetto torna a casa e c'ha eh, i genitori che gli dicono: insomma, la donna no, deve stare in cucina, ma... quello e quell'altro. Vogliamo, vogliamo dircelo che nel nostro paese in generale, anche eh, lo dico, eh, faccio un'autocritica così ci capiamo: anche le persone più tra virgolette, emancipate, e via dicendo, noi comunque abbiamo una prevalente cultura. Eh, diciamo che vede la donna come eh, com, qua, com un, in qualche modo in secondo piano, salvo il fatto che poi c'è uno sforzo. Sicuramente ci sono state. Io penso che in tutte le vicende che riguardano, per esempio, eh, il cambiamento che c'è stato da parte de, 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 degli uomini, soprattutto che si separano nella, eh, nella cura dei figli, nel seguire i figli e via dicendo, c'è stata un'emancipazione anche da parte degli uomini, in questo senso, ma ancora. Io penso, tant'è che io mi permetto, guardi, non, non mi cito mai, quindi non capisco che posso pensare, però io mi ricordo quando ho, ho fatto l'inaugurazione, non di questa, dell'altra legislatura come vicepresidente della Camera, che quando si apre una nuova legislatura lo fa il vicepresidente più anziano, eh, io, io dentro il mio discorso ci misi proprio il tema del femminicidio e dissi che noi possiamo pure continuare a ehm, fare leggi, fare tutto quello che vogliamo ma che siamo innanzitutto noi uomini che dobbiamo prendere in carico il tema dei femminicidi, perché siamo noi uomini innanzitutto in quello che trasmettiamo ai nostri figli, anche semplicemente per superficialità di analisi, quindi non voglio dire che c'è una corresponsabilità in quello che accade, ma c'è sicuramente un'esigenza di presa in carico maggiore, di responsabilità da parte nostra rispetto a fenomeni rispetto ai quali non possiamo solo guardare, osservare, rimanere attoniti per quello che vediamo sotto i nostri occhi, perché spesso e volentieri diciamo l'assenza da parte nostra di intervento eh, può, può come dire contribuire a far crescere una cultura non, non voglio dire maschilista ma un po' sì anche maschilista ma che comunque poi porta a sottovalutare determinate cose che accadono mi lasci dire anche che in tutto questo poi noi facciamo le leggi però bisogna pure capire come vengano attuate le leggi perché in molti casi questi femminicidi sono figli del fatto che evidentemente c'è una legge che non funziona, perché se una parte consistente di coloro, delle donne che sono state uccise, avevano denunciato e nonostante questo hanno subito violenza o sono state uccise, evidentemente se non è stato, come dire, protetta la persona e impedito che questo accadesse, c'è qualcosa che non funziona nella legge, no? No, certo, la prevenzione è fondamentale no ma la denuncia, cioè se arriva la denuncia delle donne, cioè noi sappiamo perfettamente che una donna che denuncia poi secondo me abbiamo un anche passo... un problema con le forze dell'ordine eh sì no no ma è un rapporto Perché... e il problema è anche quello del rapporto tra le forze dell'ordine e i magistrati, è esattamente questo che usciva, emergeva l'altro giorno, l'una delle ultime vittime aveva denunciato alla, a, a, ai carabinieri i carabinieri hanno mandato la pratica al, al, al magistrato di sorveglianza, non mi ricordo chi era il magistrato di turno, e via dicendo e diciamo anziché immediatamente eh, impedire al, eh, all'assassino di avvicinargli quindi dargli tutte le, 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 le intimazioni per impedire che avesse un contatto con questa persona nel, nel tempo che arrivava la decisione del magistrato questa è stata ammazzata quindi c'è qualcosa che non funziona che bisogna migliorare ovviamente eh. direi di sì L'altra cosa che volevo chiederle invece è riguarda il codice della strada. Adesso Salvini è tornato alla carica sì. dicendo previste sanzioni e mazzate per chi sbaglia sul nuovo codice della strada. Ma eh, cioè, okay. di fatto lui parla di cose che già sono vietate. <ride> cioè... E guardi, questo, questo è il tema. Glielo dico perché... lasciando la proposta lì dei taxi che le discoteche che ha fatto all'inizio dell'estate, che già è andata. Sì, ma le, le posso dire una cosa adesso? So che anche in questo io spesso vado contro l'agenzia. La ma perché io devo pagare il taxi a persone che vanno a divertirsi e ubriacarsi in discoteca per garantire, eh, diciamo, che eh, anziché essi essere responsabili di non bere e quindi tornare senza schiantarsi per strada io devo pagare il taxi per fare in modo che quelli possano tranquillamente ubriacarsi in discoteca e poi essere riaccompagnati no, a ma casa. Infatti, ma infatti non mi sembra che andrà no, in ma porto perché, mi spiegare non, perché già non ne, ne parla più nessuno fortunatamente. Anche qui dal punto di vista culturale, io familiare devo far capire e questo è fondamentale perché purtroppo questa discussione la facciamo a distanza di poche ore dall'ennesimo incidente stradale in cui sono morti quattro giovanissimi ragazzi purtroppo per eccesso di velocità e via dicendo anche in questo lei mi potrebbe dire, sì, ma anche questo 30 anni fa, 40 anni fa probabilmente succedeva lo stesso, se ne sapeva di meno, perché, eccetera, eccetera. Per no, carità, io le direi ma... semplicemente che gli incidenti stradali, chiaramente bisogna combattere per prevenire, è un discorso certo. culturale, eccetera, però comunque sono in calo ormai da tanti anni, sono sempre in calo. Ma, ma comunque sia, io penso che, diciamo, dei genitori, sapendo perfettamente che non è che puoi impedire... E sarebbe demenziale impedire a un ragazzo di 16, 17, 18, 20, 25 anni di andare a divertirsi come ritiene di divertirsi lui perché non è che c'è questa altra tendenza che noi pensiamo che dobbiamo spiegare agli altri come divertirsi come ci piacerebbe a noi, ognuno si diverte come cavolo vuole. L'importante è che abbia cura di se stesso e delle persone. Quindi quello è il tema. Però tolto questo, lei ha perfettamente ragione. Io, lei sa che sono dentro Italia Viva, Ehm, ho, ho appoggiato Renzi senza discussioni, però sono uno di quelli che quando fu ehm, immaginato e poi realizzato l'omicidio il reato di omicidio stradale, disse che, francamente, la riteneva una cosa. Anche questa, diciamo, figlia di un modo di dare delle risposte a degli allarmi sociali, ma che, di fatto, dal punto di vista pratico, non avrebbe cambiato molto le cose, perché non è che non vi fossero gli strumenti dal punto di vista del codice penale per perseguire chi guida in stato di ubriachezza piuttosto che eccetera eccetera. Quindi la costruzione di un, di un altro reato che era quello di omicidio stradale era più una risposta tra virgolette etica che non una risposta pratica. Esattamente come le 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 cose che Salvini ci stava spiegando era le mazzate, le cose via dicendo "Perché? Perché fa scalpore quello che accade, ma la risposta è quasi come dire banale, superficiale, leggera, e, cioè, diciamo l'intervento necessario anche qui è di tutt'altra natura. Non è che anche in questo caso, eh, se tu la, la minaccia delle mazzate, delle cose dicendo, se quelli escono suonati da una discoteca e vanno a 180 all'ora, non è che si pongono il problema delle mazzate di Salvini, vorrei che fosse chiaro, no? Yeah. Cioè, quindi è del tutto evidente <ride> che. Purtroppo è un modo di amministrare le cose nel quale invece di indicare una strada al popolo rispetto alla quale adeguarsi, si assorbe quello che è il sentimento popolare che spesso e volentieri non tiene conto di una sfaccettatura enorme di problemi, di questioni che si affrontano nello specifico e si fa quello che vorrebbe il popolo, perché purtroppo il populismo è esattamente questo. Anche cioè, perché si dovrebbe andare... arrivare al punto, quando parliamo di, di, di cultura, eh, di spiegare bene le cose, bisognerebbe arrivare al punto in cui un giovane riesce da solo a capire non mi devo mettere alla guida dopo che ho bevuto dieci cocktail, non perché se mi beccano vado in galera o mi levano la patente, ma perché posso ammazzarmi io e ammazzare qualcun altro. Sì, sì, ma è... D'altra parte, se vogliamo essere onesti, io, io parlo per me: non è che io, quando ero giovane e mi capitava di fare eh, delle feste, delle cose, io non abbia comunque messo a rischio, eh, magari non andando a 200, non essendo ubriaco al 100%, non andando a 250 all'ora e via dicendo. però nella nostra vita giovane, di occasioni nelle quali abbiamo messo a rischio la nostra personale sicurezza e magari quella di qualche amico in bravate fatte in macchina piuttosto che in moto e via dicendo quindi non è che improvvisamente noi possiamo pensare che certo. per, per, per mano salviniana eh, impediamo che accadano noi dobbiamo lavorare per cercare ovviamente di spiegare però le ripeto sapendo che questo sicuramente non sarà gradito ci saranno familiari che diranno invece è, ma anche la storia dei taxi mi sembra una cosa assolutamente No, beh, quella dei taxi è una, ma, ma, una follia strutturalmente sbagliata non so se mi spiego ma cioè, sì, proprio sono d'accordo poi, vabbè, se volessimo andare un po' sul tecnico, io insomma eh, consiglierei a Salvini di rivedere anche il discorso degli alcol test. Perché io non trovo, non trovo molto sensato porre diciamo un limite di 0,5 uguale per tutti perché se io sono 1,90 e peso 90 kg eh, una birra la reggo di più di una, una ragazza di 1,50 m che pesa 40 kg però sul, uh, sull'alcol test se sto sopra 0,5 mi, ri, mi rimuovono la patente anche se con una birra io sono in grado tranquillamente di, di portare la Infatti, macchina. questa è l'altra guardi sono d'accordo questa è l'altra questione però io le, le confesso siccome non mi piace di parlare di cose che non conosco, soprattutto sul piano scientifico, quindi anche a me spesso e volentieri mi è parso che il limite che viene messo per l'alcol test sia eccessivo rispetto all'effettivo squilibrio psichico che può portare l'eccesso di alcol. Cioè, certe volte io ho avuto esperienze di amici o cose del genere a cui è stata l'idea la parente perché hanno bevuto tre bicchieri di vino oppure due bicchieri di vino e un bicchierino di grappa, cose che diciamo tendenzialmente difficilmente portano eh, come dire alla, mh, a, alla, alla incapacità di, di riflessi e compagnia bella però ripeto siccome non sono una, non, non conosco la materia può darsi che io sbagli no sì io pure quello... insomma eh, questa è una mia idea ovviamente. no però quello che mi viene in Volei mente è che quando poi profondire. ci sono dei limiti quando ci sono dei limiti che magari non sono compresi dagli utenti più facilmente vengono disattesi non so se mi spiego, no? nel senso che se tu hai la sensazione che siccome quel limite tu ce l'hai perché devi stare a guidare in modo diciamo tranquillo e che non crei problemi agli altri, se tu ti rendi conto che dopo aver bevuto due bicchieri di vino guidi tranquillo e via dicendo, eccetera, eccetera, e sai che quel limite è che dopo che hai bevuto un bicchiere di vino ti ritirano la patente, ti è quasi incomprensibile, nel senso che anche qui ciascuno di noi penso che nella vita sua una sbornia se la sarà presa, una cosa l'avrà fatta e via dicendo, la sensazione è. Diciamo di, 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 di essere in grado o meno di portare una macchina, dovresti averla. Senta. Invece, un'altra cosa riguarda mh, il, il porno e i social. Questa è anche qui. <coughs> mh, non, non riesco bene a comprendere come voglia agire la politica. Perché si parla di, di vietare l'accesso ai siti pornografici per, per i minorenni, e, e poi c'era anche una proposta di, di azione o comunque di qualche deputato, di, sia di azione che di Italia Ia, se non ricordo male, di vietare i social anche eh, ai ragazzi più giovani. Però all'atto pratico io non riesco a comprendere come effettivamente si possa fare una roba del genere, la vedo praticamente impossibile. L'unico modo sarebbe quello di richiedere la verifica all'accesso di questi siti, quindi con un login eh, di, di, come si fa sui siti di poker, non so se, se conosce un po'. No. Eh, però se, semplicemente lì ti chiedono di, di mandare la foto, quindi del documento per dimostrare la tua identità, e verificano in uh, 48 ore e poi accettano la tua iscrizione o meno. Però io non, non, ci viene, ve io non vedo i siti porno che si mettono a fare una roba del genere, piuttosto mi viene da sorridere, intanto perché lei sa perfettamente, diciamo, che eh, in, soprattutto in queste cose fatta la legge trovato l'inganno ma lei si figuri se a limitare l'accesso ai siti porno e via dicendo eh, per, per i minori potrebbe esserci eh, una soluzione di questo tipo peraltro diciamo questo come leggevo da qualche parte comporta che tutti i maggiorenni vengono in qualche modo schedati come è chiaro perché eh, se so per cedere io devo dare, eh, devo dare la mia eh, via dicendo significa che lei immagini un po' Diciamo, pensi soltanto diciamo, a livello economico di interessi che girano intorno a questa roba qui se potrebbe mai essere immaginata una cosa del genere, ma soprattutto perché non sarebbe mai. Io sono assolutamente contrario anche alla proposta che è stata fatta dai deputati di Azione Italia Viva sul limite ai social dei, dei minori e del 100. Cioè, stiamo, torniamo al discorso iniziale. cioè Se noi pensiamo che queste cose servono semplicemente per dire Hai visto? Adesso ha dato una risposta, perché adesso è una cosa che ha fatto clamore vietiamo i, 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 i siti porno eh, ai minori e c'è stata l'intervista alla ministra Rocella e poi alla fine tutti devono accettare che il massimo che puoi eh, mh, raggiungere è col parental controllo. questo è il massimo che puoi fare con il contributo anche qui delle famiglie se mi consente quello che invece diciamo secondo me no, dal punto di vista sociologico è una cosa che secondo me è di particolare interesse e non riguarda soltanto il tema del porno però riguarda certamente anche il tema del porno e anche questo in qualche modo come può influire poi sui comportamenti dei giovani, io insisto, noi non siamo minimamente adeguati a capire e seguire gli effetti della pandemia sulle giovani generazioni. Questo riguarda sicuramente anche il tema del porno, di come... La scelta del porno: ah, io mi sono influito. arrabbiato tanto. Scusi se la interrompo su questo sì, tema. Perché eh, ogni giorno durante la pandemia c'era faccio sempre la premessa: sono vaccinato tre dosi AstraZeneca. Addirittura quindi non sono un novato, ci mancherebbe altro. però all'atto pratico, io ho notato una gestione a livello comunicativo, ma anche poi delle regole applicate da, dai governi insomma, della pandemia. Che non, non ha tenuto conto di, di, di tanti, di troppi fattori, si è eh, deciso di utilizzare una strategia per salvaguardare, a detta loro insomma, i più fragili, i più anziani. Eh, ogni giorno avevamo un bollettino di contagiati, eccetera, eccetera. Io dico sempre che. Poi però c'era un secondo bollettino che ci siamo dimenticati di guardare, che era quello delle, dei disagi di salute mentale che noi abbiamo creato con tutte queste chiusure. La DAD per me è stata una cosa sbagliatissima, è stato un disastro, per esempio. Eh, guardi, dobbiamo, io penso che i vaccini siano quelli che ci hanno salvato, certo. e una parte delle misure che ci sono state il problema è che bisogna calibrarli adesso è difficile tornare indietro ma temporalmente in momenti diversi, io anche penso che la DAD poteva essere eliminata molto prima di quanto è stata eliminata ma non c'è dubbio che la DAD sia servita in un determinato periodo, soprattutto all'inizio e però sono d'accordo su lei con lei manco cioè noi non pensiamo cioè la pandemia ha creato disagio guardi, guardi la pandemia ha creato disagio su tutti eh. cioè non è che al sessantenne, al settantenne, o al cinquantenne, e via dicendo, ha creato disagio su tutto. Certo. Ma è tutto ha, ha, ha fatto che... aumentare anche, immagino, le dipendenze che, che siano da, ma ma dalla l'ansia, da, le dipendenze, tutto certo. quello che è possibile, no? Ma nei giovani è entrata come il burro. E quello che io ritengo grave è che, vabbè, non eravamo preparati adesso, non torniamo indietro, ma noi adesso, per esempio, c'è un'ottima iniziativa presa da un deputato non di Italia del Partito Democratico che si chiama Filippo Sensi che si è battuto tantissimo negli anni scorsi per ottenere un forse uno dei pochi bonus che aveva un senso che era quello proprio per l'aiuto psicologico alle persone in particolare ai giovani fuori dalla, però da, da... non eh? sono d'accordo su questo bonus e lo dico subito perché, perché sono stati previsti pochissimi fondi no, aspetti e stavo arrivando stavo eh. arrivando esattamente a questo okay. cioè perché è una cosa importante? Perché almeno c'è qualcuno che si è posto il problema. Oh, ragazzi, guardate che questi tre anni hanno creato una, eh, mh, una devastazione, soprattutto in una determinata fascia d'età su cui bisogna intervenire. È chiaro che, come spesso accade, se tu chiamo lo psicologo di base, allora creiamo un sistema strutturale. Qua quando, quando io parlavo dei servizi territoriali, ovviamente mi riferisco esattamente a questo, mi riferisco a non solo lo psicologo. In alcuni casi ci vuole un pool, perché non è solo un tema di psicologo, ci vuole un social, ci vuole, ci vuole una, un servizio territoriale che, in ragione della questione di cui parlavamo prima, non persegua. I giovani i ragazzi, ma li accompagni, li aiuti, li eh, cerchi di dare una mano dal punto di vista non sicurezza, Poi torniamo al discorso culturale, onorevole, Noi quello che abbiamo fatto prima abbiamo esattamente. Un problema, no, le... Ovvero che ricorrere allo psicologo ancora oggi, per molte persone, è ritenuta come una cosa negativa: come ho un problema, sono malato, devo andare dallo psicologo. E certo. Però questo realtà... vale anche perché. Sì, ma questo vale anche perché nella stragrande maggioranza. Mo' si parla le periferie, le periferie. A me non mi piace la parola periferia, però, nella stragrande maggioranza di aree disagiate delle città e non solo delle grandi città, eh, lo, lo psicologo non sanno manco che è, perché sono persone che normalmente non si possono permettere, manco, eh, diciamo, non, non, il medico di base, dico per dire. Quindi è chiaro che culturalmente. È, è, è il lavoro più grande che bisogna fare Qui fa no, per quello io malattia. sul bonus ero un po' arrabbiato perché eh, si prevedeva insomma questo, questa piccola cifra che, che consentiva sì, magari sì, certo. ai meno ambienti di poter iniziare un percorso, ma si parlava di 4-5 sedute. Dopo se io inizio un percorso, 4-5 sedute e lo interrompo così perché non ho più i soldi faccio pure più danni rispetto a quando lo, a iniziarlo Questo però non è colpa di chi ha avuto l'idea perché ha capito che quello era un problema esistente di altri, rispetto ad altri che non se ne d'accordo. il no, problema no, certo, ci è manca che manca poi io. questa cosa non è stata però, e poi chiudo le ripeto, noi se scolleghiamo tutto quello che sta accadendo nel campo dei giovani e anche dei giovanissimi e quindi anche tutte le cose brutte e brutali che noi leggiamo sui giornali o sentiamo in televisione, da, quel, da, da, da come la, la pandemia ha inciso, in particolare in quelle fasce e in particolare in quelle fasce, in settori disagiati, noi siamo colpevoli e responsabili di una leggerezza inaccettabile, perché è lì che bisogna intervenire. Ovviamente, sono d'accordo con lei, bisogna fare delle scelte di campo, cioè lì bisogna investire seriamente. Eh, perché poi noi ci lamentiamo di quello che accade ripeto ma solo salvini può pensare e, e, e arrivare all'affermazione che se uno di 14 anni ammazza deve stare in galera e pagare come uno di 50 anni perché giustamente Mattia Feltri l'altro giorno sulla stampa gli spiegava che se c'è se un ragazzo di 15 anni non può guidare e uno di 50 può guidare o se uno di 15 anni non paga le tasse e uno di 50 paga le tasse evidentemente è perché c'è una differenza tra un ragazzino di 15 anni e uno di 50, quindi equipararli anche sotto quel punto di vista è una cosa semplicemente demenziale sono d'accordo. Chiudo con diciamo una, una critica che facevamo ieri in diretta, con, con il professor Boldrin, non so se è presente. Sì, sì, è. Ecco. Eh, perché molti dei giovani che ci seguono non sanno, diciamo, chi votare non votano più o non hanno mai votato perché non si rispecchiano in nessuno. Come, come si può fare per invertire questo trend che, che sta allontanando sempre di più le persone dalla politica? Perché l'astensionismo cresce ogni anno. Guardi, io mi richiamo a quello che per me è stato non solo un secondo padre, ma. Mh, un maestro di vita oltre che in politica e soprattutto la persona grazie alla quale mi sono formato e che mh, orgogliosamente mh, mh, mi ha consentito di fare politica penso nel modo più semplice, più pulito e anche eh, più leale, cioè Marco Pannella, il quale semplicemente quando si trovava a parlare con eh, i giovani diceva semplicemente che la politica o la fai o ti fa. E, mh, è una sintesi perfetta nel senso che poi c'è poco da lamentarti, cioè o ti sporchi le mani e scegli ovviamente in base a, come, alle tue idee, a quello che è il tuo pensiero, ehm, ma non, quando dico scegli non vuol dire che devi entrare nei partiti. Eh, io adesso so che farò indirizzare i capelli a... No, forse no, perché lì ci sono i giovani, allora no, non vorrei che, fosse, che si pensi che lo faccio per cap captazio e benevolenza. Eh, io sono molto vicino a questi ragazzi ambientalisti che fanno queste eh, iniziative di blocco stradale e compagnia bella, nel senso che c'è cioè eh, molto vicino che, che intende che le condivide. Io l'ho fatto per una vita, io ho fatto il radicale. Io andavo ehm, a, io, la differenza diciamo è che noi lo facevamo. Io per essere chiari, sono andato. Ma lei ci ha mai parlato vita? con questi qui di ultima generazione? No. no. Io l'ho eh, intervistato tre volte. Io andavo, io andavo a fare, no, me, me lo lasci dire? Io and, sono andato a legarmi a occupare il distretto militare quando eh, chiedevamo l'obiezione di coscienza al servizio militare, tanto per chiedere una e abbiamo paralizzato il distretto militare. Eh, sono andato a segare la palizzata che era stata messa intorno a casa di Andreotti, fintamente per dei lavori in corso, e invece era stata messa perché bisognava tutelare l'accesso di casa Andreotti. Quindi io ne ho fatte, io mi sono incatenato nelle marce antimilitariste mille volte e via dicendo, quindi no, vorrei dirle che il metodo, però, questo centena... è incatenarsi, un conto è impedire a magari una persona che deve andare in ospedale a fare una chemioterapia questo, di andare questo, in ospedale o, o a un bambino di andare a scuola o a qualcuno di andare questo a lavorare. Assoluta... No, questo assolutamente sì, io mi riferivo alle cose. Eh, con, con, con gli spray, le cose via dicendo. Ma no, quello sì, diciamo, che se non creano danni non permanenti, non ho nulla a incontrare. No, cioè appunto, non diverso. ci sono danni permanenti perché è dimostrato Alla che. Alla statua di Milano, sono... sì, però, i danni sono permanenti. A quale? A quella del Duomo che hanno pitturato pensando. Fosse... Beh, io ho visto quella, quella del, 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 del Senato, non sono permanenti. No, portato. no, no, però del Duomo è ancora sporca, o comunque fino a poco tempo fa. Ma non, è sporca forse perché, perché non l'hanno pulita. Però c'è no, un no, tema, no? no. no. Non, non andava proprio via, glielo garantisco. Ah, no, beh, allora se è così, no, se è così, no, ovviamente. Però c'è un tema che è quello della non violenza. E cioè, è quello di. Eh... Se no, in questo paese rischia semplicemente di essere ascoltato chi in qualche modo agisce in modo violento. Allora, questi sono ragazzi che vogliono porre il problema dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, del loro futuro in qualche modo. Come possono far per farsi ascoltare? È giusto quello che lei dice, il blocco della, della strada. Ehm, su questo ha ragione, perché è chiaro che lì ci sono non solo le persone che devono, perché pure quello che deve legittimamente andare a lavorare, obiettivamente ha diritto di andare a lavorare. Però c'è un tema. Non è detto che poi uno può pure decidere di non scegliere questo sistema, però fare politica non vuol dire necessariamente farla dentro i partiti, scegliere un partito e farla là dentro. Fare politica significa interessarsi. Del tuo no, futuro. certo, magari possiamo prendere del cambiamento, di Gappato, il cambiamento di per... fai, ecco. Il cambiamento lo fai io, io sono entrato in Parlamento dopo vent'anni. E facevo politica col partito radicale e facevo i tavoli per i referendum e facevo le manifestazioni antimilitariste e facevo ne ho fatte di tutti i colori. però poi sono in un politica. partito in Parlamento. Dopo 21 anni sono entrato in un partito, ho fatto una scelta di vita, ma ci sono entrato dopo il problema 21 è che un problema che è iniziato... partiti italiani attualmente in Parlamento non. Ma no, non, non, non può essere l'alibi, non può essere l'alibi per i giovani per non fare politica perché, se no, non devono rompere le palle. Se poi chi fa politica la fa in un modo che non gli piace. È tanto semplice la cosa, cioè, o tu in qualche modo ti metti in gioco, ripeto, il ricatto non è o ti metti in gioco con i partiti oppure no, perché uno dice: Ma non mi puoi. Questo è un ricatto perché tu mi obblighi a, a fare una scelta rispetto a una situazione che a me non interessa, tu puoi fare politica e metterti in gioco anche non entrando nei partiti, e eh, non è che, che ti è vietato. E, anche lì poi il problema è di misurare il consenso, ovviamente. Anche qui lei mi dirà, ed è vero... Però io le faccio il mio esempio, no? io, sì. io faccio politica, nel senso ne parlo ogni giorno, eh, esperti, eh, interviste, eccetera, approfondimenti e quant'altro, ma al momento tra le forze presenti in Parlamento non, non no, ho deciso di non dare il mio voto a nessuno alle ultime elezioni, eh. malgrado ci siano dei politici che io ritengo competenti, attenzione, però nel complesso secondo me sì, questa, eh, non... è, la, questa ecco. è la seconda parte questo è il discorso parte perché... come lo risolviamo sì. se io mi no, informo, no, se io questa sono seconda... appassionato di politica ma poi non trovo un riscontro sì. che devo fare no. sono, sono due cose diverse per me sono due cose diverse un conto è fare politica un conto è il tema del voto sul tema del voto eh, purtroppo la democrazia è fatta così lei legittimamente può decidere di non votare ed è chiaro che alla fine prevarranno e decideranno quelli che hanno votato la democrazia è questo eh, cioè, se lei secondo lei c'è un limite decide... in questo nel senso ad oggi siamo al 40% circa di astensionismo se arrivassimo eh, guardi, no, al 70% eh... di astensionismo cioè, funzionerebbe ancora il sistema guardi lei in Francia ha visto alle presidenziali quanta gente è andata a votare eh, purtroppo, la purtroppo per fortuna la democrazia è che chi vota decide e quindi se Diciamo, non mi riferisco a lei, ma per un po' di snobismo, per un po' di tanto sono tutti uguali, per un po' di non si fa neanche la fatica di capire. Chiaro che magari uno non è d'accordo con tutto, ma se c'è una cosa che comunque è migliore o che rappresenta di più il mio sentire, non totalmente, perché questo probabilmente, manco se facessi un partito solo io, rappresenterei esattamente tutto quello che io penso. Se non si fa questa scelta, ci si chiama fuori e poi sono gli altri che decidono. Diverso è però. Guardi, le faccio un esempio così, e ehm, in questo non sto prendendo una posizione. Secondo lei, Marco Cappato e l'associazione Luca Coscioni fanno politica o non fanno politica? Secondo me sì. E secondo lei, Marco Cappato e l'associazione la, e la, e la, e la, e la, Luca Coscioni mobilitano o non mobilitano il referendum che è stato silurato dalla Corte Costituzionale? era stata è stata forse la più grande mobilitazione che c'è stata in questo paese negli ultimi 10-15 anni dal punto di vista popolare. Lei vedeva i banchetti io sono andato a raccogliere firme. Lei vedeva i banchetti. Ah, io ho entrare, I ragazzini, no, ma i ragazzini anch'io, si figuri. I ragazzini di 18 anni e, e le persone della mia età o anche più anziane di me. Quindi io quello è uno che, diciamo, adesso ha deciso di candidarsi a Monza, ma diciamo la storia di Marco Cappato dell'associazione Luca Goscioni è una, è una storia di gente che si è messa in campo in prima persona a fare le sue cose spesso e volentieri chiamando alla responsabilità le forze politiche attraverso i referendum attraverso le leggi di iniziativa popolare e che però l'ha fatta a prescindere dall'appartenenza o meno a un partito perché non ha come lei sa non appartiene a nessun partito viene dai radicali, certo ma non appartiene a nessun partito però le da solo la domanda è da solo Marco Cappato, può Ah, può, può fare qualcosa, può cambiare qualcosa o sarà costretto ad entrare in un partito a chiedere l'appoggio di qualche partito le, le, mi consenta di dirle perché se Marco partito. Cappato oggi è libero io lo sostengo, la sua candidatura io no, la sostengo, no, no. ma se domani Marco Cappato C entra nel partito democratico, io non Bravola. lo sostengo cosa più. farà domani Marco Cappato questo eh, è il, diciamo, non, non abbiamo la palla di vetro non lo possiamo sapere Cappato si candida a Monza in un collegio rinominale quindi se lui passa, passa perché anziché votare Galliani o non mi ricordo come si chiama quell'altro si sceglie la persona in questo le dico vede le preferenze sì, e i colleghi nominali si sceglie la persona cappato mi consenta di dirle però che cappato da solo se la corte costituzionale non avesse silurato il referendum sul eh, suicidio assistito avrebbe cambiato i connotati di questo paese non so se mi spiego da solo insieme a tutte le persone che hanno firmato questo glielo sta dicendo uno che in questo momento, diciamo, eh, io non sono in un partito con Cappato, lo stimo, lo apprezzo come lei avrà capito, ma non, cioè non ho nulla a che fare con Cappato. Ma come faccio a non riconoscere? Lei li ha visti i sondaggi quando si va andando, lo sa perché hanno fatto fuori il referendum sulla, sul, sul suicidio assistito? o quello sulla legalizzazione. Sì, c'erano dei cavilli, che, diciamo. Li hanno fatti fuori perché sarebbero quelli che avrebbero avuto un tripudio di partecipazione, avrebbero fatto avere il il quorum anche agli altri referendum sulla giustizia, Però dicendo che avrebbero eh però questa affermazione che io, tra l'altro, condivido è abbastanza pesante, perché nessuno si è, della politica, si è, cioè a livello partitico si è, diciamo, Fatto sentire quando quei referendum sono stati eh, ritenuti incostituzionali io capisco che lei non pretenda, non può stare appresso a tutti. Io mi sono fatto sentire e l'ho detto subito. ma Io non sto parlando avuto. di lei, Giacchetti. Io, no, parlo no, no, dei lei ha, siccome ne ha detto nessuno, siccome non ha detto nessuno, no, io nessun sono partito. Sentire. Io ricordo detto, per vale i spirito. partiti più grossi che non hanno detto una parola. però perché siamo in un sistema democratico dove eh, la Corte Costituzionale è, ha un suo ruolo definito dalla Costituzione e diciamo un partito che in quanto tale mette in discussione un'articolazione costituzionale democratica del paese potrebbe essere anche in qualche modo tacciato di, come dire, no? di estremismo e compagnia bella. Io penso che la Corte Costituzionale abbia fatto una scelta politica. E purtroppo, diciamo, la Corte Costituzionale non è la prima volta, già in passato e con altri referendum, questo è accaduto. E io penso che questa scelta sia stata fatta esattamente perché se fosse stato dato il via libera a quei due referendum. Ci sarebbe stato il quorum su tutti gli altri, e quindi si è preferito sacrificare quelli e lasciare al referendum, come puntualmente è accaduto, soltanto ne ha, pensi che non hanno messo anche la separazione delle carriere magistrati, però probabilmente... i partiti organizzano manifestazioni contro questo ritorno fantomatico del fascismo. Che vedono solo no, loro, ve me, e poi, me. però, su queste tematiche Io, per si fortuna, potrebbero unire per fortuna una fortuna po le mini, per un... niente. Io, per fortuna, milito in un partito che dal primo giorno. Quando è stata si è fatta questa cosa, addirittura ho visto che la CELAIN ha presentato la proposta di legge contro il fascismo, una delle cose più attuali in questo momento per risolvere i problemi del paese. Io ho detto subito: non vi rendete conto che state su Marte. E, però, e perché? Perché, evidentemente, non, non si hanno altri argomenti, ce ne sarebbero tantissimi per contrastare il governo Meloni e si continua ad agitare sì, perché non azzeccano una cioè era... ma, ma, perché, ma, ma diciamo lasciamo perdere <ride> se vuole stiamo qui facciamo una trasmissione di sei ore però il fatto che e guardi che non sono solo i partiti eh, perché Ezio Mauro su Repubblica e quell'altro da quell'altra parte ma io lo cioè, dico sempre sistema... il più grande male di questo paese non, non, è neanche, non siete neanche voi politici ma è il giornalismo <ride> il giornalismo una parte, un... Una parte no, del 90% sì. del giornalismo italiano è asservito alla politica, Guardi, sono come tutti è morto, ciccio, è morto cioè... da poco. Da una parte Siccome abbiamo Porro, poco... scusi, eh, però non sì. è normale che Porro, Giordano, Del Debbio vadano a presentare gli eventi di Fratelli d'Italia, della Lega, eccetera. Dall'altra parte Lilli Gruber, L'Annunziata e Compagnia Bella vanno alla festa dell'unità, eh, Travaglio, Conte, eccetera. Non è normale, i giornalisti dovrebbero fare il culo ai politici, mi scusi se mi scaldo, non dovrebbero leccargli le... ecco. <ride> capito. però beh. guardi, non, non sottovaluti che questo che lei dice è giustissimo e diciamo il sistema br britannico che è quello che diciamo più ci insegna diciamo in un certo modo di fare giornalisti eh, il problema è che eh, diciamo tu c'hai un giornalista che fa culo a tutti così ci capiamo noi non abbiamo dei giornalisti che leccano il culo noi abbiamo dei giornalisti che decidono chi salvare e chi spennare, diciamo, nel sistema partitico e quindi automaticamente legati allo schieramento del giornale rispetto al sistema, non so se sono stato chiaro, cioè ehm, ehm, Travaglio ehm, sicuramente deve spennare questo quello e quell'altro, non spennerà mai Grillo, tanto per essere chiari. L'annunziata dovrà spennare ehm, eh, fitto piuttosto, eh, non spennerà mai Bersani, ecco, non so se mi spiego, quindi eh, ma è sbagliato però, è una cosa grave. questa. Ma a me me lo dice, io, so, guarda, io, sono, io sono giornalista e ho fatto una battaglia lunga, poi mi sono fatto anche di quello, contro l'ordine dei giornalisti, perché uno dei limiti alla professione del giornalismo in questo paese è l'ordine dei giornalisti, che è quello che impedisce, in questo caso a tanti giovani ragazzi, di poter fare liberamente la professione del giornalista. Senza dover essere trattati da servi come spesso accade in tutta una serie di agenzie, i giornali che li utilizzano, perché veramente c'è da parlare tanto, delle grandi firme che poi utilizzano questi ragazzi, che sono quelli che sostanzialmente fanno le inchieste, fanno gli articoli e li pagano uno straccio puro di niente, miseria. praticamente. ecco E questo è tutto perché c'è il famoso ordine dei giornalisti, che poi, quando deve intervenire per prendere delle sanzioni nei confronti di uno dell'altro, sparisce e non si conosce. Ma detto questo. Io io penso che, diciamo, siccome lei mi dice, ce n'è uno che se n'è andato da poco, che è Purgatori, se lei vuole quello che per me è un esempio di giornalista, giornalista di inchiesta reale, persona, mh, e non lo dico perché è morto, mi creda, so che in questo momento uno può pensare che lo dico per questo, ma per me è così, Purgatori era quello che io penso che dovrebbe essere un giornalista, cioè uno che... Lo vuole sapere un altro, secondo me, giornalista, anche questo regione, giovane.. Ma è Vittorio Feltri, sa perché? Vittorio Feltri è uno di quelli che è no, intervistato del caso... un paio di volte Vittorio Feltri è uno di quelli che nei... ai tempi del caso Tortora quando i finti pentiti dicevano che Tortora era un criminale spacciatore di droga eh, film affiliato alla camorra, eccetera. Però forse eccetera. è un po' che non lo segue più, Feltri, perché su Twitter ormai è diventato. No, questo lo ga... Adesso lasciamo perdere che... perché ognuno, di noi, diciamo, punto dovrebbe... ognuno <ride> di noi dovrebbe dedicarsi ad altro dopo un po'. Però fu quello che non fecero i magistrati che andò a guardarsi sull'agendina il numero di un tortona che era sull'agendina di, pan... di un pentito, compose il numero e scoprì che quello non era tortora. Se l'avessero fatto i magistrati, probabilmente Tortora non avrebbe fatto la fine che ha fatto. Non l'hanno fatto di proposito quei magistrati a proposito di giustizia e via dicendo. Però per dirle che non è che non ci sono esempi di giornalismo serio in questo paese. Purtroppo, sono d'accordo con lei, se vuole possiamo fare una trasmissione sui talk show. Io per mia scelta personale. Ho deciso da tre anni di non accettare più e non andare più in nessun talk show. Qualunque, a qualunque cosa mi chiede. Dovrebbe no? dirlo perché... anche a Matteo Renzi che invece ci No, va ma spesso. io lo dico a tutti. Ma a lei che pensa che io non glielo dico? Io lo dico, non solo a Matteo Renzi, a tutti i miei colleghi e via dicendo. Matteo Renzi gli scelto. piace andare in talk show, devo dire. Ma sì, ma mica sono a lui. A tanti no, no, gli piace. certo. Anche perché, diciamo, anche perché, come lei sa, purtroppo diciamo, la, la comunicazione ancora principalmente avviene attraverso la televisione, come lei ben sa poi vengono i social, poi vengono i giornali che ormai ne legge più nessuno però diciamo la, la televisione ancora è un, eh, un veicolo diciamo di comunicazione non voglio dire di informazione ma di comunicazione ancora molto importante io però a, a, diciamo alle condizioni che mi impongono nei talk show, qualunque lei prende per me sono tendenzialmente tutti uguali non sono più disponibile perché non mi voglio rendere complice anche in questo caso di una Diciamo di una destrutturazione culturale del nostro paese. No, questo io lo apprezzo molto, assolutamente. Concordo. Insomma, è una mia... Questo progetto è nato fondamentalmente per questo, tra l'altro. Proprio ben perché fatti, diciamo. la televisione cioè con i talk show sta, sta distruggendo informazione politica, l'ha già fatto probabilmente. Grazie mille Onorevole per essere stato okay. con noi. Anzi, niente Onorevole se no si arrabbia. <ride> grazie, <ride> grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Un buon bocca lavoro al lupo. e alla prossima. Grazie. Grazie. Salve. Arrivederci.